benvenuti a tutti. Nella precedente edizione, nel momento della inaugurazione, dando il benvenuto ai partecipanti, sia agli espositori, sia al comitato fieristico, sia alle persone che rappresentano la comunità territoriale e non in questo momento, dicevo che oltre al benvenuto avremmo dovuto dare il bentornato contemporaneamente, perché era nostra intenzione di andare a rinnovare nel tempo, a consolidare nel tempo questa grande avventura, questa grande nuova risorsa che nel nostro territorio stiamo tentando di impiantare e di radicare. Un po' di spazio da parte, grazie. Sono manifestazioni che hanno una risonanza ottima per il turista specialmente. Poi, insomma, è per il secondo anno che questa manifestazione viene indetta, è veramente bellissimo, insomma. Io ho raccolto già diverse testimonianze da questi che passano a curiosare, a vedere un po', e sono tanto entusiasti. Mi sembra ben organizzata. Bellissima, grazie al comitato, siamo contenti. Hanno organizzato bene, perché ci sto bene con loro, organizzano bene. Una manifestazione bellissima, ci fa tanto piacere essere qui come ogni anno, questo è il quarto anno che stiamo venendo e ci troviamo benissimo. Stiamo aspettando i turisti passano, ci guardano, ci apprezzano, però per adesso passeggiano, speriamo che poi... Allora, noi è la prima volta che veniamo, quindi il giudizio è più che positivo, perché il miele è apprezzato. In quanto noi vendiamo il miele, è stato apprezzato sia dai turisti che dai consumatori locali, quindi più che positivo, siamo contentissimi, speriamo di essere qui anche l'anno prossimo. Stiamo trovando bene, Portoscusa è una bella città, ci hanno accolto bene anche l'anno scorso, è una bella manifestazione. La manifestazione è abbastanza riuscita, bellissima. Speriamo che ne facciano tante manifestazioni così. Siamo soddisfatti, la gente c'è, si sta lavorando abbastanza bene, il posto è bellissimo, complimenti all'organizzazione. Una bella manifestazione, c'eravamo anche l'anno scorso, organizzata bene, hanno dato spazio ai produttori per promuovere il prodotto agroalimentare, perché noi produttori ne abbiamo veramente bisogno. Complimenti a chi ha organizzato e un arrivederci all'anno prossimo. Sicuramente interessante, sì, ci sono molte persone incuriosite da questa attività e poi è importante promuovere i prodotti locali, quindi speriamo siano tante iniziative come queste. Ma è una delle manifestazioni più grandi della Sardegna, io la Sardegna la sto girando da anni, penso che sia una delle più grandi, più ben concentrate, una bella festa. Siamo contenti, la gente apprezza. Abbastanza soddisfatta, sono stata benissimo, una buona organizzazione e ringrazio il consorzio fieristico sul Cittano per averci dato questa opportunità. Niente, non mi aspettavo un'affluenza così questa mattina, perché pensavo che magari tutti erano al mare, invece c'è stata una buona affluenza. Speriamo adesso nel pomeriggio e nella sera
se riscontri di nuovo questa affluenza qua, un numero maggiore di visitatori, ecco. Buono. La manifestazione è bellissima, l'organizzazione così a prima vista è, diciamo che è fatta da persone competenti, e il pubblico apprezza moltissimo questa esposizione di prodotti agroalimentari, nostrani, artigianato, tutte queste cose. Sinceramente a me non mi era ancora capitata una cosa così organizzata, bella, e sono molto contento. Sì. Siamo soddisfatti? Sinceramente è riuscita, proprio soddisfatto. Più Bruben 10 non può riera andare. Non ci possiamo lamentare, è abbastanza soddisfatti. Addirittura non ce l'aspettavamo, noi pensavamo che la mattina passasse tranquilla senza nessun visitatore, mentre invece è stato smentito questa nostra attesa, veramente. Siamo contentissimi. Ma sicuramente è positiva, noi abbiamo già partecipato anche a Carbogna, l'altra manifestazione a giugno, abbiamo avuto un ottimo riscontro, sicuramente l'organizzazione è molto valida, curata in ogni aspetto, e anche oggi siamo soddisfatti, insomma, di come è andata, perché comunque la gente, abbiamo visto che ha conoscenza dell'evento, quindi sicuramente un'ottima pubblicità, e quindi se il turista è informato gradisce poi degustare e poi acquistare anche i prodotti tipici sardi, insomma. Ma è una gran bella iniziativa, è la seconda volta che viene organizzata a Porto Scuso, l'anno scorso ha avuto già un ottimo successo e quest'anno si è visto un incremento notevolissimo delle presenze, sono oltre 120 espositori contro gli 80 dell'anno scorso e diciamo che questo è l'orario in cui magari comincerà veramente il grande afflusso, anche se già stamattina l'affluenza ha sorpreso perché con la giornata molto calda di una domenica mattina pochi si sarebbero aspettati tanta gente. È un'iniziativa che sicuramente va valorizzata, non solo qui a Porto Scuso, ma un po' in tutto il territorio, perché serve a dare spinta a tante iniziative artigianali per la valorizzazione dei prodotti locali. In un momento di grande crisi, quale è quello che sta vivendo questo territorio, è questa una delle strade principali da percorrere per cercare di uscire fuori da una situazione che indubbiamente è molto preoccupante. La gente sì, risponde al prodotto, sta piacendo, e stiamo vendendo tutti. Poi la manifestazione è bella, insomma, è organizzata bene. Allora, è una bellissima manifestazione, e gli organizzatori hanno dato sicuramente il massimo, sta arrivando molta gente, le persone rispondono bene, sono tutti entusiasti. Bene, è una bellissima manifestazione, sta crescendo ogni anno, però bellino, mi piace, è una cosa bellissima. Benissimo, siamo molto soddisfatti della vendita perché è tutto su prenotazione, non riusciamo ad accontentare neanche tutti i clienti. Per me sta andando molto bene, anche perché vediamo persone, ci sono persone di vario tipo e di molti paesi, tant'è che ho visto anche molti clienti miei di decima mano venire qui a questa manifestazione. Coloro che stanno vendendo sono persone di tutta la Sardegna, quindi positivo tutta la manifestazione. È stata una bellissima fiera, per adesso è molto bella, speriamo meglio anche nel pomeriggio e comunque un complimento molto all'organizzazione che è stata veramente ottima come accoglienza e come tutto del resto. Già ho fatto l'anno scorso l'esperienza, è andata abbastanza bene, per cui credo che anche quest'anno andrà bene. L'organizzazione è buona, come l'anno scorso, c'era anche l'anno scorso.
Tutto sommato tutto perfetto, a parte un po' di vento che mi svolazza un po' tutto, per il resto va bene. Benissimo, molto bello, una bella iniziativa, soddisfattissimo. Una bellissima manifestazione, come tutte quelle degli altri anni. Indubbiamente un giudizio più che positivo, conferma che questa manifestazione è partita lo scorso anno, è una manifestazione di successo, credo che lo dicono i numeri, l'accoglienza, la simpatia della gente. Riteniamo come azienda di dover sostenere questo tipo di attività, perché è un momento di difficoltà per il territorio e da queste iniziative nascono anche delle possibilità, delle idee, degli spunti per vedere un futuro leggermente meno fosco. E quindi le nostre congratulazioni all'assessore, al sindaco, ci auguriamo che possa continuare ad andare avanti con questo genere di manifestazioni. Seconda classificata è la Nuotomania 2005, ritira Daniele Piano. Premia l'assessore Davide Fois, che prego sul palco. Quindi primo classificato del primo trofeo Fiera del Sud-Ovest di Porto Scuso è l'Antares di Iglesias, ritira Sergio Ragozzino. Premio io.